Harry Maguire! Mala, ciao Mala. Harry Maguire! Mala, ciao Mala. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile! Grazie Gabbia 92. Grazie. China. You take China. China. I love them.
China. I have to have my China, because China. You know, China. I know China very well. Ciao ragazzi. Buonasera, scusate, ma glielo dovevo al signor China per il rinnovo. Grazie mille, China, per 2 anni avevo pensato questa gag. Mi siete fatto, vi voglio bene, uno a uno, addirittura avete quasi le notifiche personalizzate. Ciao Lorenzo, grazie per il secondo. Azazel per il 21esimo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Benvenuti. Allora, numerosissimi, boosting trainissimi. Ciao Fava, dai, bisogna vincere a Boku. E faremo bene, dai, speriamo. Ciao Zeno, grazie il 32, signor K23, la Nemesis 14. Grazie mille a tantissimi, ragazzi, c'è da recuperare, eh. Eravamo 2600, siamo a 2187. Io non è che posso andare in ferie e poi perdere l'abbonati, non funziona così. Ciao a tutti, ragazzi. Oggi ciao Umbreon 34, come Shaquille O'Neal. Oggi, sentite un po' cosa vi dico. Non sono carico. Sono carichissimo oggi per team buildare e per annunziarvi Magno Cum Gaudium dopo, perché un pochino ve la dovete patire, una robina della PTC. Ciao Pimp, grazie per il secondo. Miss Deca per il 15. Manek Trihe 310, perché lui ci sente. I Prime Rebel King, terzo mese, ragazzi. Signor Devi, 18esimo, Super Pardo, buonasera, grazie Super Devi. Ciao Dizzy, ciao Dizzy. Saverio, X-Bro, vi prometto che non ho ve lo giuro, ve lo garantisco, non ho bevuto neanche level up. E peraltro potrei, perché ho anche una partitella stasera, cioè una partita di basket stasera. Fuffolo, no, quella era fruttolo, era un'altra roba. Il dottore ci mette 4 ricettine, ciao dottore, grazie mille dottore, è 3 livello 3. Scary Beppe, grandissimi. Allora raga, ora ci salutiamo, ci introduciamo, ci sbaciucchiamo e ci limoniamo. Dopodiché cominciamo a fare sul serio, perché scherzi a part, bisogna buildare. Domani comincia la serie 2, domani faremo live the battle spot. Yes, ok? E quindi domani bisogna avere un team. E per avere un team bisogna rippare un team. No, bisogna creare un team. Creare un team. Ciao Pallolo, perché terzo mese sto a 9 in realtà. Rebel King, non ci occupiamo di queste cose da Twitch. 3, 9, sono solo numeri. Noi va bene così, Rebel King. No, Fesh, non lo vuoi sapere davvero. Buonasera Katox, buonasera a tutti. Allora, domani Battlespot. Ciao Katox. Grazie mille. Spaddy mi dice di guardare le Telegram. Oddio, che è successo? Chi è morto? Lo farò io. Grazie mille Katox comunque per il supporto. Tebata, quarto mese, e io puzzo già di tacchino, quindi mi levo la maglietta. Adesso quando mi agito tanto si suda a fare le live, ragazzi. Si suda tantissimo. Che maglia c'ho sotto? Esco le boobs. Allora c'ho la maglia della Manzo Production Hype. Grandissimo Mondus. Allora, mettiamoci il golfino come marchionne. Oh, ecco, ora sembro un amministratore delegato dei Pokémon. Perfetto. Padre, ma quando inizi a vendere il tuo sudore in fiaschette? A voi lo comprereste? Buonasera King Crimson, buonasera Sharpie, sono finalmente buildato il mio team per la serie 2 su Switch e comincerò a competere dal vivo. Oh, grande Catoxone. È per caso qui Federico Morlaccone? Sì, è qui. Mi sa che devo fare tipo slash VIP.
Aspetta, aspetta. Vediamo un po'. Impossibile aggiungere VIP. Impossibile aggiungere VIP. Mi ha detto proprio così, ragazzi. Impossibile aggiungere VIP. Impossibile. Ah, perché l'hai già fatto! Orlacchi, lei è ufficialmente un VIP. Lei è uno dei pochi VIP che lo era già di fatto nella vita, vera? E quindi la ringraziamo. Alle pesce 23, lei ci ha fatto il 2002. E allora noi aggiorniamo l'obiettivo, aggiorniamo subito. Impossibile, impossibile non fare 2003, impossibile non fare 2003 stasera. Allora, grazie mille alle pesce, ci darei un rental del team una volta utilizzato. Ciao Battle Room. Sì, lo avranno gli abbonati, ovviamente, ci mancherebbe altro. Quindi lo troveranno gli abbonati nel server Discord. Ciao Jacques. Mi sa che devo reworkare il mio team e aggiungere due o tre Paradox per essere pronto alla serie 2. Ora, non basta aggiungere così una spolveratina di Paradox a cazzo canis, come dicevano i latini, eh? Cioè, la serie 2 è diversa dalla serie 1, chiaro. Come detto anche nel recente video da noi prodotto sul canale YouTube, comunque ci saranno degli spunti che verranno presi dalla serie 1. Ci saranno alcuni archetipi particolarmente funzionali che continueranno a essere giocati. Ciao Shesho, grazie del sesto. Magic Parsifal, grazie mille. Ah, a proposito di serie 2, ragazzi, siccome noi viviamo per voi, va bene, non è uno scherzo, di fatto, diciamo, molto delle nostre giornate le dedichiamo a voi. PTC Manual, ragazzi, PTC Manual, è uscito un articolo di approfondimento sulla serie 2, stiamo sfornando articoli, capito? Cioè, come se piovesse proprio, come se piovesse. Sergio il porco spino gifta 6 abbonazzi. Mirko Castorri 25. Emma Lopi, buonasera Fardo, come sono andate le ferie? Benissimo. Come potete vedere, le ferie hanno sorto un effetto rigenerativo e ottimo. L'annuncio sulla PTC è già stato fatto. Fato rinnova immediatamente quell'abbonamento, se no si è d'accordo. Dopodiché ti potrò anche rispondere, caro Fato, caro Fato! Ecco, oh. Ferie non pagate, ovviamente. Ragazzi, la vita del libero professionista in Italia è quella lì, eh. Io non vi dico, ho fatto 4 giorni di ferie oggi, ve lo giuro. Sono stato tutto il giorno al computer a rispondere a me. 5 giorni, cioè, così. Mihilag, 10 bonazzi. Grazie, Mihilag. Lei l'aveva già fatta grossa, me lo ricordo, i giorni prima della partenza. Io ho anche già un'ideina su cosa pildare. È un'ideina che arriva, peraltro, da una di quelle chattine, di quegli scarsoni del team acqua. Un'ideina. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile! Che arriva dal team acqua. Quindi un'ideina che arriva da da Cicciotto. Crashland, grande fan, buonasera. Un team buildato con la serie 2 che mi piacerebbe provare su Showdown. Posso sperare in un duellino contro di te? Grazie in anticipo. Non lo so. Perché, e non penso, Crash, non ti voglio subito ammazzare il entusiasmo, ma il apostrofo entusiasmo. Ma buildo e poi voglio testare con quelle trovo. Lo sai. Nothing personal. Felice! Come tu stai, Felice? Carico per Bochum, mio super gasato. Sì, sono carico a pallettoni, ragazzi, perché Liverpool mi ha fatto bene. Anche gli ultimi 4 giorni di Beer Buster mi hanno fatto bene. Ciao Andrea, grazie mille del nono. Grazie mille, ragazzi. Grazie mille, I love you so much. Guarda lì chi c'è! E non mi riferisco a Wolfhound, che scarica una badilata di abbonamenti regalati, no. Wolfhound è un capitolo a parte, lo zio Wolfhound. Io mi riferisco a Maurone dalle Marche, quale mando una limonata. Ciao Simon, buonasera, un abbraccio pardone nazionale, sotto con questa nuova serie Zora, assolutamente sì. Ciao anche al nostro Aaron VGC. Ciao Aaron, amico Aaron, grazie mille Wolfhound per i 10 regalati, grazie mille a tutti, ragazzi. Vorrei provare a buildare. No, non posso crederci. Io sono fortissimo.
Mi sento imbattibile! Così, ormai l'ha in anello, come una super serie in palestra, no? Quando c'è il sub gift, io ci in anello junior. Vorrei buildare su... Non vi mettete a ridere. Fare il giraffo. Faricef. E voi direte, che cazzo c'è tra Faricef? È il motivo per il quale io faccio top 4 ai tornei. E voi no. No, ve lo dico invece, ve lo dico. Il sapere è niente se non viene prima condiviso. Ciao Vino. Ciao, grazie al 31. Flex, sì, è anche motivato, cazzo. Flex, sì, è anche motivato, cazzo. È finita l'era dell'umiltà. Finita. Almeno fino a Boku, dove farò 2-7, allora lì si tornerà, come dire, un po' più calmi. Ma non è male. Scherzi a parte. No, non solo per l'anti-fake outers. Ma non è male. Poiché questa è una series dominata, chiaramente, da 3-4 Pokémon. E lui fa bene contro tutti. Flutterman, Iron Hands, Iron Bundles. E lui fa bene contro tutte e tre. E Streak Rummeggia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe essere un buon punto di partenza. Parlo però con Cool the Shoe. Questa è mezza che trolla e che dice che vi scimmiotta e vi piglia per il culo perché sa che. Lo sa che non giocheremo Cool the Shoe, capito? Noi giocheremo la Armor Tail. Guarda, lo chiamo subito. Dizzy lo chiamo lui, va bene? Oh. Lo chiamo subito Dizzy lui. C'ha l'Armor Tail. Ma detto questo. Aspettiamo che arrivino tutti. Aspettiamo che arrivino tutti. Aspettiamo che Light Train faccia il suo corso. Vi ricordo che vi annunceremo anche una cosina della PTC. E peraltro, se ve la siete persa, cari ragazzi, permettetemi di ricordarvi che abbiamo annunciato sulla pagina Instagram della PTC. Dov'è lei? Dove tu sei? PTC _ official page. Ragazzi, abbiamo anche annunciato l'altra salva di giocatori stranieri. Paul Chua, Gabriel Agati, Marcus Tetter, signora Ron Zeng e Alex Gomez Berna, insomma, gente scarsa, che si vanno ad aggiungere a Thomas Grouville, Eduardo Cugna, a Guillermo Castigliati, yes, a Oliver Escoli e a Giuseppe Josef Ugarte. Quindi, insomma, sarà una PTC, come potete vedere, dal gusto alquanto internazionale. Scherzi a parte, saremo meta-defining, ragazzi, eh? Saremo meta-defining. Tutto questo per voi. Non vi nego che doveva esserci Sejun Park, purtroppo ha avuto un problema. In famiglia, una roba da gestire, e mi ha detto, guarda, Pardo, perdonami, ma non penso di poter mantenere l'impegno per i 3 mesi della competizione. Allora, giustamente dinanzi a ste cose io. Però, ecco, sembra l'All-Star NBA del BGC, è quello che vogliamo fare. È quello che vogliamo fare. Grazie mille Chari, 17esimo. Grazie mille Tore, secondo, bentornato. Grazie mille a tutti. Grazie mille. Ciao Shadax, grazie del 22. Wolfie si è rifiutato. No, allora, non è che si è rifiutato. Io ovviamente Wolfie l'ho sentito. Però Wolfie, ragazzi, ha spiccato il volo come content creator. Sta diventando uno degli youtuber americani più grandi. E mi ha detto, guarda, mi devo concentrare sul canale per fare tanti video. E non penso di riuscire. Inoltre Wolfie è molto proattivo, come lo siamo noi, no? Nel fare queste cose. Quindi ha tanti progetti. Avete visto, ha fatto anche la palestra dal vivo. Insomma, ci sta che potesse dirmi di no. Non mi aspettavo che mi dicessero di sì tutti gli altri. Ecco, questa è la vera cosa positiva. Però con Wolfie ci vogliamo ancora bene. E anzi, è stato uno dei primi che mi ha scritto su WhatsApp per insomma, mi ha scritto, guarda Pardo, ti favo per te a Liverpool, e mi ha fatto piacerissimo vederti fatto 4. Quindi, insomma, per me, quando ho letto
mi sono veramente inorgoglito, così come ho quasi pianto quando ho visto il video di congratulazioni e di analisi al team di Ray Rizzo. Quindi ero veramente, diciamo, incredibile, incredibile. Mai mi sarei sognato che Ray Rizzo si soffermasse a parlare strabiliato di un team quale il nostro. Quindi sono veramente, veramente, veramente contento. Ecco. Bom! Allora, no, ovviamente vogliamo strabene anche a tutti gli altri 10, tra quali anche Cybertron. Io sono curiosissimo di vedere Cybertron. Ciao Airfill, parlo buonasera, mi vanno a Toxic con Sucker Punch, Rain Punch, Poison Jab, Fake Out, abilità 3 skin, magari non si arrivato. È una strategia un po' vetustina, ok? Però io non ti dico che Toxic Rock non abbia spazio, anzi, un top assoluto, un pro player, di quelli veri, perché ci sono anche quelli finti, come Flavio per esempio l'ha portato a Liverpool, quindi c'è, cioè, assolutamente, quindi, ci sta, ci sta, ci sta. Comunque fra poco poi parleremo di PTC e vi diremo, ma è l'ora di partire. Pardo, ma che cosa si farà in questa PTC, un torneo? E io mi rendo conto che molti di voi non sappiano cos'è. Che mi toccherà anche spiegarvelo. Giustamente, ciao Tarmogoyf, grazie mille. Lo chef consiglia, ora cominciamo a buildare su Farigiraf. Prima una breve parola sulla PTC, giustamente, perché magari non tutti sanno. È un torneo a squadre da noi organizzato, che vedrà anche una, oserei dire, anche e soprattutto un giorno di streaming dedicato, con casting in studio, con commentatori, con grafiche ad hoc, con una pagina Instagram pronta a sfornare statistiche, Rental of the Week, interviste, meme, una sorta di NBA dei Pokémon da noi organizzata, che quest'anno si sta anche internazionalizzando, perché è nata da prima come torneo della community italiana e quello rimarrà, chiaramente si sta anche impreziosendo con queste perle, con queste gemme rare. Perché sarà veramente bello, peraltro, vedere giocare anche magari un Marco Fiero contro un Cybertron, un campione del mondo in carica come Cugna contro il giocatore X tal de tal italiano, magari non ancora conosciutissimo, ma che grazie a questo torneo potrà anche emergere e migliorarsi. Insomma, è una cosa veramente grossa e andrà in onda ogni mercoledì alle ore 18 su questo canale. Avrà un approfondimento anche su multiplayer la mattina, mod di processo del lunedì. Insomma, è una cosa grossa ed articolata. È una cosa grossa ed articolata. Quindi vedrete, 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 vedrete. Il Saito ne fa parte, mi separo organizzativamente. No, 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 questo è un progetto 100% farina del nostro sacco. Poi chiaro, con Saidonia componiamo, con Saidonia e Chiara componiamo a 360 gradi una squadra formidabile, ma diciamo la PTC va a fare quello che gli internazionali fanno in modo spot e qualitativamente in maniera ineccepibile, in maniera continuativa, con un format diverso, con un format diverso, ecco. Saranno best of one? No, 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 Eyes of Dreams, best of three, tutto assolutamente anche dal punto di vista competitivo curatissimo, insomma, vedrete, vedrete. No, sì, anzi, Saito non casterà per l'impossibilità di farlo arrivare qua. Io sto a Livorno, lui sta a Milano, altrimenti avremmo potuto farlo castare, abbiamo potuto castarlo insieme, ci mancherebbe altro. Quindi vedrete come verranno composte le squadre. Ci saranno dei draft dei giocatori e ci saranno anche tantissime cose per voi, liste aperte ovviamente, sì, teodali. Ci saranno anche tantissime cose per voi, ci saranno mille modi per coinvolgervi come spettatori. Vedrete, ma di questo ne parleremo, cerchiate già un po' la data, ne parleremo durante la prima puntata, perché quest'anno la prima puntata sarà molto particolare. Quest'anno la prima puntata sarà una puntata dedicata al reveal e al draft e ad altre cose. Poi si comincerà a giocare, ok? E vi ho già veramente detto troppo, ma al di là del troppo, voi dovete ancora sapere che ci sono ancora tante cose da essere rivelate, e una delle quali sarà rivelata fra una mezz'oretta circa. Data tra una settimanetta, si parte. Dovremmo partire, se tutto va bene, mercoledì 8 febbraio. Detto ciò,
detto ciò, no, parte subito, non a marzo, parte subito. Detto ciò. Quindi, quando sarà, io vi consiglio caldamente di tenerla fortemente sotto il vostro spettro di considerazione, perché vedrete, se già l'anno scorso avevamo un livello qualitativo clamoroso, quest'anno sarà ancora più aulico. Televisione, ma l'ho vista la tua sub, tesoro, a che sto parlando? Che fa, mimmi? Te ringrazio a fine, no? Amico mio, assolutamente. Anzi, grazie, a tal proposito, grazie mille. Vedrete, vedrai televisione, vedrai che roba. Domanda, riguardo la VGC Universi, posso chiederti che tornei calendarizzato l'11-12 marzo? Non tenete finimento nel VGC antinamente? Non so di tornei l'11-12 marzo. Però so della VGC University, alla quale peraltro vi invito ad iscrivervi, punto esclamativo, VGCU. E dopodiché partiamo, ragazzi, perché se no qui siamo già in ritardo, eh? Ciao Notralf, grazie del secondo, grazie mille. Allora, signori miei, Scary Beppe, secondo anche per lui. Ma si builda il Magneton coi peli e i piedini? Magneton anni 70 porn? No. Cioè, magari poi viene fuori. Allora, Padda, a quali tornei parteciperai quest'anno? Tutti. Ve l'avevo promesso e io non sono un parolaio, né accamperò scuse qualora fallirò. Ciao Alexander, grazie mille a tutti. Ma vai in Australia? No, certo, per tutti intendo, intanto faccio Bochum e Utrecht, poi vediamo se siamo in corsa magari per qualcosa, per un dei due, per un invito, vediamo. Allora magari pensiamo a fare anche Malmo e altre cose. Comunque, signori miei, ciao Gabri, grazie mille. Anch'io non vedo l'ora che ci... Allora vediamoci là, Gabri. Poi, insomma, facciamo un radunino tutti coloro che partecipano a Bochum e sarete veramente in tanti. Vorrei partire da Farigiraf a buildare, perché è un buon motore di moderazione della velocità del gioco, nonché, come detto, riesce a gestire bene Fluttermain, poiché è un Pokémon psico, il nostro Dizzy, che è immune alla mezzeria Ghost di Fluttermane. È buono contro Iron Hands, poiché è normale, ma è anche psico e quindi prende normale da lotta, ed è in grado di pizzicarlo magari con Psychic barra Psyshock barra Dazzlinglim, vedremo, più mossa psico verosimilmente, e ne blocca anche il Fake Out. E poi non è male neanche contro Iron Bundle, con il quale, diciamo, ai blocchi di partenza si parte 0-0, ma la bulk in questione, anche con 120 HP base di Farigiraf, aiutano. Quindi vediamo. Pardo, Leucci lo giocherai, vero? Certo, assolutamente. Se vuoi fare bisco, scrivi bene il mio... Hai ragione, cazzo. Scusa, Dizzy. Perdona. Dizzy, vuoi essere shiny o no? Dimmi qua. Ciao, Joseph. Sono quello che su Twitter ti ha taggato sul post del Fanta Regional. Speriamo un'altra da spettatori anche per la PTC. No comment. Con la scia aspirata. Vedrete, amico mio. Cosa vi abbiamo preparato. Vedrete. Iron Hands a 50 speed, giusto? Iron Hands, ma perché me lo domandi a me, Spaddi? Vai su Showdown e guarda, cioè, cazzo, cioè... Allora, lui chiaramente, secondo me, non può mancare di Trick Room. Ci può aiutare lui o con esclusiva, quindi noi possiamo anche bloccare Trick Room, dato che non andrei ad escludere il fatto che Indeedee Armor Rouge comunque facciano bene in questa Seasons. Ciao Pollice! Niente, oggi non mi ha... Redkin, maremma merda! Siete tantissimi, io non riesco a parlare con Todos. Pausa. Grazie per il Prime. Cappino, secondo me, se bella parda, finalmente riesco ad abbonarmi, ti lurco sempre mentre lavoro, un bacione. Grazie mille, ragazzi, vi voglio bene. Spaddi, digli di cambiare tono. Avete ragione. No, guarda chi c'è, ragazzi, mega shootout, questa cosa è meravigliosa. Un saluto a Baltimora per chi, insomma, seguisse poco il mondo musicale, altri non è che
correggimi se sbaglio, se dico uno sfondone, vincitore 2021 di ciao amore, vincitore 2021. La delicatezza con la quale Francesca apre le porte è qualcosa di meraviglioso, è proprio come un brick break che rompe gli schermi. Vincitore 2021, niente meno di X Factor, quindi grandissimo appassionato di Pokémon. Ti ho votato Baltimora, hai fatto bene Kirizdaf, quindi lo abbiamo votato tutti. 2021-2022, io ammetto la mia ignoranza. Comunque, grandissimo, grandissimo. Really, quel Baltimore, ragazzi, quel Baltimore. Ma qui i Pokémon sono trasversali, ci fa veramente piacere. Buon lavoro e buona registrazione. Detto ciò, 2021, avevo detto bene. Fato, comunque io con te non parlo, capito? Quindi, lo sai, con te, va, non parlo. Per ora, con te, va, non parlo. Allora, Farigiraf non è male. Stavo dicendo, lo possiamo fare Trick Room in prison. Otherwise, possiamo anche devo dare anche un po' sfoggio di queste piccole perle anglofone. Potremmo anche in realtà farlo diversamente. Però lui non è male, a seconda di come Giolio regala un abbonamento a Fato. Giolio, no, li deve uscire lui. Giolio, no. Non fatelo, capito? No, deve uscire lui ogni mese, capito? Maledetti. Vedi, Fato, io con questo meme del Fato ti ho reso importante. E ora te li regalano anche. Grazie mille, Balt. Grazie mille. E buona produzione anche a te. Che forte Fato. Perfetto, esatto. Comunque, quindi lui lo possiamo veramente declinare un po' come vogliamo, perché possiamo farlo Trick Room Setter oppure no. Cosa c'ha lui? Cosa ci può offrire? Alliswitch? Ma sì, io gli darei Alliswitch tipo subito, no? Perfetto. Impossibile non dargli Alliswitch. Sunny Day, Rain Dance, Psychic Terrain, vabbè, Power Swap, non ci interessa, ciao Matsu, ti rimando il bacetto, grazie mille. Non riesce a buttare giù Mano Ferrea. Allora, considerate che nessuno, presumo, a parte Mewtwo di Psy Strike sotto campo psico, riesca a tirare giù in un boccone Mano Ferrea, perché è troppo bulky. Però già se gli fai un 35-40... ti puoi ritenere soddisfatto, eh? Quindi allora, lo sapete, secondo me è una mossa che secondo me è buona anche su di Farigiraf, sul nostro Farigiraf, anche al ping end. Cioè, qualora dovessimo deciderlo, che so, di farlo Psychic, Hyper Voice, Trick Room, Helping End, oppure Psychic, Hyper Voice, Trick Room esclusiva. Comunque questo lo decideremo dopo. Ci apre, grazie mille Z per il Prime, benvenuto. Oh, vi ricordo ragazzi, punto esclamativo Telegram, punto esclamativo Discord, oggi, mi raccomando. Ci potrebbe, non è meglio Psyshock? Allora, contro Mano Ferrea, ragazzi, siamo un po' in trappola, perché girerà Assault Vest, vero, però di base lui parte con un 108 in difesa, quindi forse è meglio Psychic. La T-Wave, si può anche mettergli T-Wave e usarlo come un Cresselia, quindi che fa doppia, diciamo, speed control. Io infatti non vi dico di no. Quello che stavo cercando di dirvi è che il nostro amico qui ci apre un po' a un mondo di possibilità per quanto riguarda la nostra build, il nostro team, perché possiamo dargli una declinazione in termini di speed control negativa, oppure in termini di spin control positiva, andando a impedire con esclusiva la Trick Room o con Thunder Wave, andando proprio in prima persona a farla la speed control positiva. Quindi non è male. Icy Wind no, se avesse avuto Icy Wind sarebbe stato troppo. Comunque ci può stare, chiaro. Con lui probabilmente le cose migliori potrebbero essere Torkoal, no? E quindi andare sotto Trick Room. E io non vi dico di no. Anche perché qui, in questa serie 2,
c'è un po' da capire, da esplorare. Fato, non ti parlo, cioè a me non mi interessa se hai la sub, devi regalare un abbonamento, capito? Se regali un abbonamento io non ti parlo. Torkoal con il sole, cari ragazzi, potrebbe Ciao Baffetto, grazie mille, grazie mille. Come andrò a Bochum? Almeno so già se andare o meno. No, Calmine non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Torkoal potrebbe essere anche buono per andare a sfruttare determinati paradox. Capite, bimbi? Quindi, finale. Questa carta mi fa perdere un finale, Baffetto. Dimmi e vinco. Cazzo, cioè, se no de... Top 16. Ma firmerei per una top 16, Marco. Firmerei ora, poi sul momento chiaramente non firmerei perché non mi accontenterei, però diciamo col senno di poi potrebbe non essere male. Il problema di piazzare Sanno campo non è come lo sfrutti tu, lo sfrutta Oppo. Ma allora, il fatto è che se noi nel team andiamo a mettere qualche paradox che ci sfrutta, quindi dobbiamo andare a mettere quelli con protosintesi, va bene? Cioè quelli che ci sfruttano il sole, allora Torkoal assume estremamente vigore. Infatti secondo me anche tipo un bel Fluttermane o un bel Great Tusk anche, raga. Great Tusk Pokémon che a me piace da impazzire. Mani de Ferro, Teodali ci sta. Ed aggiungo io, dove non ci sta Iron Hands? Cioè, sta dappertutto. Mi trovo davanti Pelipper, Castelli, cerco di giocare avendo io Torkoal dietro. Detto questo, ogni tanto mi lascio prendere un po' dalla playlist. Cioè, la prima opzione secondo me ci sta. Dopodiché, io ci vedo bene Great Tusk. O anche Roaring Moon, eh. Non ce l'ha Tailwind. Sì. No, Greninja e Cinderace non si possono giocare ancora, ragazzi. Il fungo... No, no, no. Allora, Andrea fa una domanda giustissima. Dice, ma stiamo ragionando in termini di best of one, di battle, best of three, open team sheets... Io voglio fare team che abbiano una logica in best of three open team sheets. Poi ce li giocheremo in Battlespot e ci lamenteremo ricordandoci quotidianamente quanto faccia cacare il Battlespot perché non ha le open team sheets. Ma a part of this è una mentalità che voglio mantenere perché poi è quella che mi fa bene quando vado a fare i tornei che contano. Ecco, fare il giullare, fare team da best of one tanto per far bene in Battlespot, sì, può essere funzionale a fini del content, ma... non vi insegnerei neanche troppo bene. Insomma, voi lo sapete, gran parte della mission di questo canale è diffondere il competitivo e bisogna che lo si diffonda, secondo me, promuovendo sempre quello che è il format del torneo ufficiale. Anche se poi lo strumento che noi abbiamo per usufruirne non rispecchia quelli che sono i canoni del torneo ufficiale, ossia il Battlespot. Però, secondo me, è una strada che ha sempre pagato e andrei avanti così. Ciao Smeg, grazie mille. Bruxish, beh, perché usare Bruxish quando è appunto Farigiraf? Arboliva, io ne ho affrontato uno molto alto, insomma l'avete visto nel report a
a Liverpool e non ero sorpreso a vederlo alto. Nello specifico contro di me non poteva fare niente perché lui faceva Leeds e gli mettevo 8 danni in diretta addosso, però potrebbe non essere terrificante. Diciamo che probabilmente in questa series Dondoggio verrà un po' meno, e quindi anche Arboliva perde un po' senso di esistere. In quei pochi frangenti in cui faceva bene, fra essi c'era anche Dondoggio. Ciao Nexor, grazie del sesto, grazie mille a tutti ragazzi, grazie mille veramente. Qui, cioè, lui non è male. Mi sta nascendo l'idea Thunder Waver, non so perché, forse è un po' una puttanata. Ciao Marde. Anche Great Task secondo me è molto forte. Ma uno Stranger con il mio amore oricorio arriverà mai? Raga, io per gli Stranger dipendo da voi. Me li dovete fare voi gli Stranger. Proponete, mandatemeli su Instagram o su Telegram. Francesco Pardini con il 3 al posto della prima ed unica E su Instagram. E io sono lì pronto. Ultima o quasi comunicazione di servizio per oggi. Ultimo giorno di giveaway su Instant Gaming, raga, perché è gennaio, quindi... Punto esclamativo giveaway. Vinci un gioco gratis su Instant Gaming. Forza, perché magari lo fate oggi e vincete se avete culo, quindi why not. Dazzlingame in prison, sì, lo toglie in prison. Mi garba di più Epic Voice perché è stab. E mi garba di più l'idea di Thunderwave rispetto a Imprison. È vero che se faccio Imprison contro, ad esempio, Fluttermane, Shadowball non me la può fare, Dazzlingame lei la togliamo e probabilmente non riesce più a... È che mi piace proprio il concetto di fare speed control positiva con Girafarig. Cioè, mi piace anche a lista aperta, un po' come si giocava a Cresselia, vi ricordate? Con Trick Room Icy Wind, con Trick Room Thunderwave, di... di mettere tanto dubbio all'avversario. A Moonblast, Franci. O Moonblast o Dazzlingame, non è che ha sempre Moonblast. Ciao, Seru. Grazie del 15. Bentornato. Certo, anche Psyshock è da valutare, perché comunque facciamo molto di più a Fluttermane. Andiamo a vedere. Comunque queste sono cose che decideremo dopo, ovviamente. Però intanto andiamo a vedere. Inoltre, Hyper Voice, se volessimo farlo, no, Snarl non ce l'ha. Se volessimo farlo con lo spray gola, allora Psyshock, come potete vedere su Fluttermane, ragazzi, fa il doppio, perché Psyshock lo massacra Fluttermane. Psychic 252 Quiet non è Dwight che io, quantomeno lo è, ma Rolls favorevole. Quindi già potrebbe non essere male, ma con Iron Bundle potremmo avere il problema opposto, perché ha 114 contro 60. Infatti con Iron Bundle Psychic è quasi one hit KO, Psyshock è 2 hit KO. Dopodiché c'è Iron Hands e tutti mi stanno dicendo: ma Iron Hands si gioca a V, ragazzi. Un Pokémon che ha 88 AV è praticamente un Pokémon che ha 108 senza AV, quindi cambia poco. Come vedrete, il danno è praticamente lo stesso. Che uno è 48 e uno è 52. Quindi abbiamo un danno che è lo stesso per Iron Hands, cioè un 2 hit KO. Bene. Un danno, anche metti che lui, loro lo fanno... No, va bene?
per arrivare a 100 e arriva a 150. Sai chi che do it che io? Sai ciò che do it che io? E voilà. Mentre, quindi abbiamo, grazie mille Stewie del nono, quindi abbiamo, ma se fosse a V il manone, lo sto calcolando a V. Abbiamo che per Iron Hands è uguale, per Fluttermane molto bene, per molto bene Psyshock, per l'altro. Ora, considerando che Iron Bundle da Hyper Voice comunque piglia una bella saccagnata, io sarei per farlo Psyshock. Però dipende anche molto quelli che saranno i Pokémon che vengono dopo, perché chiaramente se noi abbiamo difficoltà con Fluttermane gli dai Psyshock, abbiamo difficoltà con Iron Hands gli diamo con il bundle, col sacco, col Delibird, allora gli diamo Psychic. Dipende, raga. Ciao Pietro, è un calcolatore danni. È un calcolatore danni, è un link, te lo linko. Eccolo qua. Ora, io ci ho messo Roaring Moon per farvi, per capire, però in realtà noi direi ci sta bene un protosintesi qualsiasi. Ci può stare anche Sandy Shock, ci può stare anche Crit Task, ci può stare Fluttermane. Ci possono stare un po' di cose. Nah, Craig Simpson, mai dubitare di Torkoal. Gab, ma io con questo mi trovo bene. Ce ne sono di calcolatori, ce ne sono una dozzina. Ecco, questa schermata, raga, che viene da Twitter, da VGC Data, ci dà, secondo me, un po' anche l'idea del metagame. Guardate un po'. Guardate un po'. In un team su due praticamente c'è Delibird. Ah, poi ecco, abbiamo un buono Psyshock barra Psychic anche per Among Us, raga. Cioè. Sono le 18:45, se Retour. Ciao Nutria, grazie mille del 19, Nutrione. E quindi mi stai dicendo che abbiamo l'annuncio sulla PTC Serie Tour? Vabbè. E allora, vorrà dire che dovremo fare una pausa forzata e scegliere il prossimo Paradox da mettere in questa slot fra Pokémon. Fra Pokémon. No, era una laggata del mio cervello che non era neanche voluta. Bene, così. Andiamo allora a vedere sul PTC underscore official page, andiamo a vedere un po' cosa ci è stato annunciato. Oh, ma c'è un post nuovo. Ma cos'è? Cosa sono gli Shadows? Cos'è? Leggiamolo insieme. Arrivano da Isui e fiaccole ardenti ne illuminano il cammino. Senza luce non vi è ombra e senza ombra non vi è luce, diceva un vecchio saggio. Come ombre nella notte, gli Shadows giungono tra noi, un gruppo di formidabili giocatori il cui valore è celato nell'oscurità. Riusciranno con le loro antiche tecniche a risplendere in questa nuova era? Seguiteli nel loro cammino, la PTC3. Quindi questa mi stai dicendo che è una nuova squadra la PTC, quindi non sono 8 squadre, sono 9. Sono nove. Oppure sono 10. Non lo so. Ma nel dubbio lascerò un bel follow. Bravo. Vabbè.
E così vi invito a fare anche voi, ragazzi. Quindi si uniscono alla lotta gli Shadows, le ombre di Jubilee Live City, direttamente da Isui. PTC, ogni regione ha la sua squadra. E adesso abbiamo 10 regioni. Quindi ci tocca, ci tocca. Grazie mille Task per il copy, bellissimo. Il nostro Task sarà uno dei collaboratori di questa PTC, peraltro nella veste di articolista, ghostwriter, aiuto social, insomma. Ciao Laspi, grazie mille del Prime, grazie mille ragazzi. Quindi annunciata una nuova squadra alla PTC. Bene così, bene così. Considerate che da adesso in poi ogni giorno su PTC underscore official page ne vedrete e ne sentirete di ogni, quindi... Perché chiaramente ci avviciniamo alla competizione e dovremo annunciare cose, annunciare cose. Ma torniamo a noi. Quindi, buono, buono gli Shadows, che peraltro avranno un super capitano. Questo. Ve lo dico. Mettete like alla pagina, mi raccomando, raga. PTC underscore official page. Mamma mia cosa vi stiamo preparando. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Pazzesco, pazzesco, pazzurdo. Allora, grazie Drew, grazie per la mano sul cuore, amico mio. Grazie per la mano sul cuore. Il problema è che secondo me poi fa veramente cagare contro tante altre robe. Il draft della PTC sarà fatto in live? No, Daniele, per ovvie esigenze proprio meramente di logistiche. Ma durante la live ci sarà l'assegnazione, quella sarà proprio live, dei giocatori stranieri. Quindi quello sarà realmente live. E sarà un momento di grande hype. Perché bisognerà capire questi 10 in quale franchigia finiranno. O no? Musichina al momento giusto, proprio. Va bene. Si builda domani se continuiamo. Hai ragione, Katox, ma io mi gaso. Vediamo subito White Smoke, se non mezza si incazza. Allora, prendiamo una via, ragazzi. Oppure aspettiamo. La decidiamo dopo. Secondo me, comunque, colui che potrebbe starci meglio è proprio Roaring Moon, raga. Provo pass, certo. No, Brute Bonnet non mi fa impazzire, ragazzi. Ciao Snorlax Alex, grazie al secondo. E ciao Rosso, grandissimo Rosso. Puntini, puntini, puntini. Magikarp non ci sta bene. No, solo come divisorio io lo uso Magikarp. Beh, lui raga lo vedrei Terra Volante, chiaramente. Secondo me lui Terra Volante con Acrobatics potrebbe essere buono. Il fatto è che Terra Volante con Acrobatics, grazie mille anche al nostro carissimo Spivez, esigerebbe il booster. Noi però il booster non so se glielo daremo, perché vogliamo giocarci il sole. Quindi... vediamo. Anche Flutterman, chiaro, non è male, eh. Cioè, come detto, questo è l'usage, quindi fate Bobis.
È mezza, però guarda, ti dico, Torkoal non è un minion fuori dalla Trick Room, perché comunque se sfruttiamo bene il sole per depotenziare la mossa acqua di Bundle, per potenziarci il Paradox di turno, o per metterlo in condizione di poter far male, anche attaccando per ultimo, guardate un po' chi c'è, guardate un po' chi c'è, Parigiraf. Però mi state convincendo, vi dico la verità. Mi state convincendo. Ciao Alex, nessun dubbio. Io Trick Room ce l'ho, ma non è il mio main plan. Se trovo in prison non la metto. Sì, a questo giro lui mi garba Sash. E a lui sì, darei Moonblast più che Dazzlinglim, perché in questo caso dobbiamo difendere il nostro Farigiraf. Pa, 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 pa. Considerate che anche lui ha Trick Room, però. Babbonat, mi. Perish da cantare in faccia a Dondozo. Sì, per carità. Devo capire un po' quanto Dondozo. Vabbè, l'ultimo è Protect. Devo capire quanto Dondozo in realtà sia meta. Bisogna lasciarci le slot vuote, raga, perché dipende come proseguiamo la build. Molto, molto semplice. Non lo so, mezza, ci devo ragionare se Terra Ghost o meno. Ci devo ragionare. Iron Hands, Porgek, certo, male non ci sta. Quando sta male Iron Hands, mai. Però valutiamo. Aspettiamo. No, non è brutta, come core, raga. Noi vogliamo provare Thunderwave, ok? Tipo, al momento Armor Rouge potrebbe ancora essere un rompicazzo. Chiaro, ai Dragon adesso ne esce estremamente ridimensionato. Ciao Zapdo! Ti dico la verità, fare risultato con Dragonite ha emozionato tantissimo anche me, non ti dico una bugia.
No, Glimmora secondo me... No. Mo non ce la può fare. Umbreon è troppo Umbreon è troppo passivo, ragazzi. Assolutamente Morlaccone, vestirmi da... Poi sì, Iron Hands lo spacca. Vestirmi da Lance ha portato i suoi frutti. Ice Spinner, vabbè, già so. Sto cercando modi per rompere un po' psico spam, ok? Quindi uno Snarl, un Ice Spinner. Io ci avrei un'ideina, voglio provare. Io voglio provare Dragonite. Great Tusk, chiaro, anche non è male. Sempre un Ice Spinner, certo. Ci possiamo mettere anche Great Tusk, in effetti. Ciao Ryuke, è un post su Twitter. Un post su Twitter. È che comunque, cioè, usare il Great Tusk come Ice Spinner non è proprio... Cioè, lo devi tirare. E se no... Ciao, Manuplay, bentornato. Continuo più che volentieri con il pardone. Mi hai fatto appassionare al competitivo. Grazie mille, Manu. E grazie mille a tutti coloro che non solo magari sull'onda dell'entusiasmo a novembre e dicembre hanno deciso di supportarci, ma che in questo gennaio, è ancora più importante, hanno deciso di confermare la loro scelta. Quindi grazie veramente, ragazzi. È che Terra Steel comunque mi espongo a un Armor Cannon, a un Perazza Cannone, ragazzi. Quindi... Azumarill, ragazzi, è valido. Però c'è il problema Freeze Dry, Daily Bird e soprattutto Wild Charge di sto signore. Sto ragionando, ragazzi. E anche Terra Fire non è male. Ma avete convinto. Si fa per provare. Si fa per provare, giusto Cromo? Grazie mille. Hype tantissimo, ragazzi. Io ovviamente sono molto carico di entusiasmo. La Fire chiaramente ci boosta anche con Torkoal. Boh, proviamo.
Poi se vediamo che non gira, raga. Oh, cazzo, vi devo dire. Se noi riuscissimo... Allora, vediamo un po'. Great task. Among Us. Facciamo un Among Us cicciuto, perché tanto noi si trovano ovviamente gli Among Us bastardi, va bene? 156, to. Mettiamo il sole. Però aspetta, prima devo fare, devo valutare la bontà del calcolatore. Edron Glash, se metto il sole aumenta il danno, sì. Quindi parte protosintesi, bene. Quindi se io metto Terra Blast Fire e Terra Cristallizzo sotto sole, ho il KO già così. Pensate un po'. Non è male. Diventa un buon danno anche da intimiditi. Sì, sì, siamo 0 e 1 attacco. Ciao, Yaro! Carico come una molla questa season 2. Iniziate competitivo con la season 1, ho fatto top 100, ho provato e imparato un sacco di roba anche grazie a te. Non vedo di vedere come si evolve il tutto. Sarà una season molto figa questa, ragazzi. Secondo me... Ma non per cagare sopra la serie 2... Io sarò veramente il più contento del mondo quando uscirà la possibilità anche di poter giocare i Pokémon di Sui. Calcolatore, raga, ve lo linko. Io vi linko questo, ma ce ne sono tantissimi, Dovete solo preoccuparvi che siano implementati la Gen 9. Ora, un Icy Wind. Ci può far comodo per dare la velocità. Ciao, Zischi. Grazie mille veramente. Tra gli Isuiani, così a naso, secondo me Ursaluna. Spero Zoroark, spero. Ciao, Franzulli. Grazie il terzo. Forse Clevor. Quindi, boh, vedremo. Grazie, care Tenshi. Allora, lui... Pardon, nel video di ieri. Non vado, non ce lo vedo a Mixed. Si fa fisico speciale. Io volevo fare un team. Ero da settore a fare a Mixed. Fa lo speciale. Speciale non è male, probabilmente. Allora, ragioniamo sul... grazie mille, care Tenshi. No, secondo me è un meme, DJ. Sul 206. Quindi, come una Peugeot. Siamo 206 diviso 1,5, 137. Parlo 138, per carità, è fattibile, però implica veramente, secondo me, un investimento monstre. Per un solo Icy Wind. E poi magari lui è proto schifo, si dà velocità. Quindi tenderei a cercare di superare, che so, magari sto cercando la velocità per decidere un po' qual è. 188 125, quindi bisognerebbe arrivare a 126, ecco, così è già più plausibile. E non sarebbe neanche male, forse, essere più veloce di Roaring Moon. Per Dizzy. No, perché io, raga, lui, cioè, non vi nego che lo volevo gonfiare in pietra speciale, capito? Lo faccio a V, lo volevo veramente gonfiare. Se no, io vi dico la verità, me ne sbatto anche Lugaz.
non lo faccio veloce. Allora, primo bump. Lui ce l'ha 68. No, Nino, dipende da come giochi, da come si gioca. Io voglio provare la V, perché voglio sfruttare la possibilità di potermene un po' fregare diventando Fire della mossa Water con sottosole, capito? Questa potrebbe essere una distribuzione che mi soddisfa. Questa potrebbe essere una distribuzione che mi soddisfa. Ora, io qui vorrei Dragonite. Ora, no, perché mi sono fissato con Dragonite, ma perché stavo pensando che Dragonite multiscale VP può diventare un discreto palo, perché lui se ti fa la mossa Ice ti rende divino, lui se ti fa la mossa Moonblast ti rende divino. Cioè, lo volevo setup per Dragon Dancer VP, vi dico la verità. Ciao, I'm not Tifu, grazie al terzo. Giusto, abbiamo Thunder Wave. Grazie, Tifu. Tfiu. Tfiu. Ah no, ma lui non è Tfiu. I'm not Tfiu. Allora, grazie a tutti, tranne Tfiu. Topini Among Us, Manu, qui ci stanno like the cacio on the gelato alla vaniglia, non the macarons, che secondo me Pippa. Certo, Vito, anzi te la spendi particolarmente bene. Lo strumento più forte su Cartana, e ora è illegale, ma che a 31 in via speciale, era proprio la Salt Vest. Imparare dai vecchi meta. Io Dragonite non ce lo vedo male. Lo devo ancora mettere a fuoco Dandy Shocks, ma secondo me ha potenziale. Qui c'è da scegliere una buona mossa. Qui c'è da scegliere una buona mossa. Di mosse terra cosa mi impari? Ciao Nick Collins, grazie mille. Oh, Spinner l'abbiamo messo qui. La normal potrebbe avere senso, come no.
Allora, devi tirarmi le salacche, Dragonite. Allora, Harry Maguire, la vuce la siamo giocata di qua. A me fa anche piacere testare un diverso fake outer. Dovrebbe fare safety lui, raga. O Sword Dancer, chiaramente. Allora, com'è Harry Maguire all'Inter? Ma per davvero? No, ci mi è andato. Ovviamente il Milan non compra niente, nemmeno per sbaglio. Siamo a posto così, since 1899. C'è da decidere lui. O Clearsmog, se pensiamo che Don Dozzo siano dondozzabili, o Will-O-Wisp. Ma proviamo così. Tanto testiamo un po', vediamo cosa succede. Potrebbe essere venuto un bel tipo. No, Porgec, dai, onda Caldas. Secondo me non è male. No, Sword Dance sul manone. Sword Dance, Sword Dance. Sword Dance. Decidere anche qui l'oggetto suo. Forse Safety, eh. Io lo provo Safety, vostro onore. Io lo provo a Safety. Così superiamo Shen 60. La terra di Iron Hands, già messa elettrica. Terra, Fire, Ghost. E forse da faffata, ho letto. Fire, e qui bisogna. Io faccio psico quasi quasi.
No, folletto. Per reggere eventuali buiate. Invece se boiate. Detto ciò, non sto capendo se dargli speed o meno. Scusate, chi c'è in questo meta? Bundle, tanto Dragapult è sparito. Flutterman, non li superi. Jolteon, Kilowattrel, non mi interessano. Mi ha schierato, no. Chi è il giocato subito sotto? Roaring Moon. Che mi sono già belle dimenticato, perché sono vecchio. 188. 188 non ci arrivi. È 94. Dico, non c'è, cioè, ci arrivi per carità, ma devi far 95, fare 116 speed. Ne va della resilienza, quindi va bene così. No, faccio per Thunderbolt, capito? Ora, così siamo un po' sguarniti contro Dondozzo. Vostro onore. Voglio vedere quanti ce n'è e che danni prende. Ma probabilmente contro Dondozzo così si perde. Però noi vediamo. Calma. Abbiamo detto Psyshock. Sì, abbiamo Clismog su Torkoal, però insomma è un po' poco. Allora, grazie mille Simo, io ti mando un cuoricino. No, Wisp non ce l'ho, Pippo. Dante! No, non mi cercate, raga. Cioè, non mi cercate cortesemente. Ah, io devo anche mangiare. Arrivo subito. Dante, l'accettiamo sto open team list, eh? Budello di tu. Io ho la partita stasera alle 9:30. Mi devo mangiare ora. Pomodorino. Niente. Dante gliene porta una sega. Certo, Dante c'ha un team da serie 1, però. Stiamo attenti. Panino secco. Beh, ovviamente non poteva diventare Steel lui. Allora.
Lui si è fatto il self power trick, ovviamente. Io vi dico la verità. Faccio fatica a non sguardare adesso. Che animale mezza. Che animale a rimezza. Iron Hands secondo me è uno dei Pokémon competitivi più forti mai esistiti. Facciamo attenzione. Facciamo molta attenzione. Potremo serenamente perdere. Ed anzi, è probabile che ah sì, certo è Sword, raga. Bisogna andare a più 6, togliere Tusk, mettere Torkoal. Questo è probabile che si perda, raga. Anch'io ho sottovalutato il fatto che lui potesse entrare in anille per fare bulk up. Buono. Mi vorrei fare il self Drain Punch, vi dico la verità. Ma se lui protegge, faccio gazzata. Potrei provare adesso. Inoltre penso che Torkoal forse muore a più 6. Quindi attacchiamo. No, non vola via perché ha più 2 sotto Reflect. Però certo, un bel 70 lo prende. No, neanche, 60. Il problema è che si vola via anche noi. Lui ovviamente non può esimersi dal crittare. Neanche noi! No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile! Eravamo anche Terra Elettro, quindi me l'ho dimenticato. Ruttino.
cazzo, potevo ruttare, diventavo ricco. Su Twitch usa così. Knight 22, grazie mille. E Nick 27, grazie mille, raga. Annuncio già fatto, yes. Abbiamo una nuova squadra alla PTC e sono gli Shadows dalla regione di Isui, direttamente da direttamente da Seafolk Village. Seafolk, che cazzo c'entra Seafolk? Jubilife City. Comunque, se andate su Instagram, ragazzi, andate tutti a lasciare il mi piacione. Potete vedere anche lui. Anche lui ha accettato la team list. Ah, sì, sì. Sì, c'è, sì, c'è, sì, certo. Allora, il budello di Tuma. Mamma. Però non me la puoi accettare ora, bastardo. Si scherza, ovviamente. Spirit Hunter, Hype Train. Grazie mille, ragazzi, vi adoro. Arma Rouge Life Orbolo. Sì, però avete rotto il cazzo di crittare sempre quando... Cioè, non è veramente possibile una cosa di questo genere, capito? Plosion! Sera Pardo, hai considerato la combo sottosale su fuoco per Bochum? Sentite un tizio che ci ha fatto bene a Liverpool. Nah, io non le gioco queste stronzate, ragazzi. Grazie Spirit Hunter che ha dato il là. A Life Train, grazie a Knight, Nick, grazie a Plosion che lo sta alimentando. Vabbè, fanculo. Lui si prenderà Hyper Voice single target, forse more. Lui ha già atterrato. Spe! Torkoal è Charcoal. E lui è Sesh. Questo è un match che ci dice molto, secondo me, del team. Vabbè, lui fa Shadow Ball. Allora, questo è un match che non ci dice un cazzo. Burn, dai, accendo. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile!
Buona. Ciao Stelvius, ma l'abbiamo già fatto, amico mio, l'annuncione. Abbiamo annunciato una nuova squadra alla prossima, alla imminente PTC. Stiamo ragionando degli Shadows, direttamente alla regione di Isui. Quanto hype per questa PTC. Bon. Grazie Elisiana. Livio Poco Yoko Poco era uno dei nostri utenti, mi sembra, eh? Ciao Giorgi. Ho sempre sfidato i maestri iniziati. Poco su lo trovi. Perdonami, ma quando gioco mi eclisso un attimino. Quindi in realtà non lo vedo. Giorgis, ah sì, ora lo vedo. Aspetta, fammi vedere. Sì. Guarda, come li vedi gli screen in Series 2? No, in realtà ci possono anche stare gli screen in Series 2, perché non ci sono troppi tori. Quindi amico mio, dai, eh! Aio. Harry Maguire! Facciamo attenzione, eh. Il Gallades non mi piace per niente. Vabbè, proviamo a fare una roba che è di una banalità allucinante. Ci sta che abbia anticipo lui, boh, può essere. Vede, Federic 95 Giappo, Saidonia, Livio è uno dei nostri. Che però non accetta le liste aperte. Vabbè. Capito perché Livio non accetta di staperto. Però, voglio dire, Livio, amico mio, giocati una bella partita. Dice no, se no, poi non puoi vedere che è Ghost con Trick Room, capito? Avrei tanta voglia di forfettare la partita. Non ho accettato la lista aperta perché mi sono dimenticato, scusi. Un po' tardi, Livio! Come ci si fa a dimenticare? Cioè, fa parte della partita, no?
Poi ragazzi, 30% si è preso la Brave. Niente si è preso. Veramente fuori di testa Flutterman. Riordati le liste, Livio. Riordiamoci le liste, Livio. Cosa mi scrivi, ok, Livio? Che non l'avevo ancora scritto. Stavamo qui ascoltando la live, Livio, qui, ragazzi, io vi voglio bene. Io vi voglio bene. Siamo un paese meraviglioso. Siamo un paese fantastico. Allora. No, era Livio. Ciao, botta! Botta! Grazie mille, botta. Botta, si è fatto il livello 1, bimbi. Fatemi botta. Ogni tanto, la botta. Grazie mille, botta, scherzi a parte. Grazie mille a tutti coloro che io spero nelle prossime settimane diranno... Ma sì, dai, diamogli un abbonamento a questi stronzi. Guarda che cazzo di cosa stanno facendo riguardo la PTC. Verrò a battere cassa con la PTC. Open Team Sheets. Ce l'abbiamo. Hacky 3. Serulegge. Grass. Ecco, Serulegge con Fire Spin. Voglio morire. Stiamo attenti. Garganacle. Glimmora. Iron Hands. Dragonite. Potremmo averlo ispirato, diciamo così. Sì, peraltro oggi è l'ultimo giorno per iscriversi alla PTC, quindi... Grazie mille, botta. Grazie mille veramente. Grazie. No, nessuno di loro ha Trick Room, raga. Allora, qui si gioca tutto molto su turno 1.
Bravo Lipio, sì, mi piace. Ciao, non gioco, buonasera a te. Doppia Protect sbagliata. Qui è Kir 3. Tanto immagino sia dei nostri, perché il team è di creare aspirazione del mio team di Liverpool. E non sta a fa Protect. Qui si è messo bene. Con la Protect mi hai dato un po' di ossigeno. Il turno l'abbiamo preso. Non mi aspettavo questa giocata a metà. Non mi aspettavo questa giocata a metà, perché qui Glimmora deve o proteggere o andarmi su Great Task. Però vabbè, l'ha vista così. E io quindi ho fatto una Sword che non serve a niente, perché proprio non serve a niente, perché ora mi riammazza di Air Power. È un torneo non gioco. Ah! È un torneo, amico mio, da noi organizzato. No, però. No, però. Giocatemi a modino, ragazzi. Per favore. Giocatemi a modino. Mi giocate così. No, in realtà Buzz figo no, non è un'analisi corretta. Non, le doppie Protect stanno aiutando. Cioè io qui se avessi tirato Drain Punch su Garganacol mi sarei recuperato una rimezza morto. Lui doveva fare il Power lì. E a V? Probabilmente sì. Qui era da salare il mezza. O il mezza. Io non mi ricordo se ho preso l'avvelenamento o l'iperavvelenamento. Tipo qui doveva far recover, ma se non fa recover a noi va bene.
perché comunque ora prende Moonblast più Terra Blast Fire. Poi vabbè, farà Protect. Noi prendiamo sale più coso. Vediamo se basta. Ciao Unboxing! Se avessi fatto Drain Punch prima l'avrei portato in range. Lì doveva far recover lui. Vabbè, no, no problema. Ha fatto più di qualche errorino. E sono stati per l'appunto quegli errori che ci hanno messo fuori dai cardini. Ma vabbè, ci sta, ci sta. GG. Qui andiamo per il crit. Io ho sbagliato a overtinkare andando di Sword Dance quel turno dove non era da fare Sword Dance. SixLZ. Comunque il team che abbiamo fatto non mi disgarba, ragazzi. Vediamo come si comporta qua. Ecco, qua noi riuscissimo a mettere Torkoal in condizione di tirare Eruption, non sarebbe male, eh. Se ha vinto, mi sa che non erano errori. Ecco, John Snorlax. Questa è una considerazione del tutto incorretta. Se si vuole migliorare, bisogna sempre giudicare, non in base al risultato, ma in base al procedimento. Io non ho problemi a dire che una persona gioca meglio di me. Gioco a Pokémon da tantissimi anni. Ho perso tantissime partite e Dio solo sa quante altre ne perderò. Quindi non è che devo creare barra mantenere intatta l'immagine di quello che vince sempre. Nessuno vince sempre, neanche Michael Jordan vinceva sempre. Ha fatto tanti errori il nostro avversario e per l'appunto sono stati errori che in una partita tesa a Pokémon tu vai a costruire la giocata sulla giocata dell'avversario facendo degli errori banali del tutto inaspettevoli. Io ho costruito delle giocate che poi si sono rivelate dannose. Dice, ma allora vedi, ha fatto bene, era un overpredict. No, perché c'era comunque una terza mossa che era migliore. Tipo ad esempio quando ha fatto Air Power, o tipo ad esempio come quando ha tolto Glimmora per non fare Air Power su un Iron Hands a più 2 che di Drain Punch avrebbe fatto malissimo a Garganacle e che contestualmente avrebbe recuperato anche tanti PS. Quindi, cioè, come vedi, te la sto anche argomentando. Non fate l'errore di siccome ho vinto ho giocato bene, oppure siccome ho perso ho giocato male, perché non si va da nessuna parte così. Roletto! Grazie mille del secondo, Roletto. No, abbiamo Sword Dance. Io posso anche provare una cosa che cioè, è di una banalità veramente allucinante. Ciao Perazza Cannone! Come stai? Lui ovviamente col cazzo che ci accetta la lista aperta. Che Dio vi benedica. Dai. Fai questa cacata. Cazzo, ha fatto una cacata davvero. Peccato per il crit su Dizzy, perché ci porta in range di tante cose. Tante cose. Però, ragazzi, qua è tutto dalla vita.
tipo qui lui ha fatto una cacata, Cixel, perché se faceva Dazinglim, in virtù del crit, Dazinglim, Instruct Dazinglim, faceva doppia hit. Ciao Matte, maestro. Perché ti ho chiamato Matte? Perché... Grazie mille, maestro. Grazie. Grazie mille, maestro Pinsir. Thank you so much. Chilling water. Ragazzi, cosa vi devo dire? Cosa vi devo dire? Qui devo tentare il jolly, ma non... È un jolly pseudo entrato. Come vanno le iscrizioni alla VGCU? Oggi abbiamo ufficialmente rivelato i prof. Li ho visti. Mega prof alla VGCU. Sono tutti del team Aqua, grazie al cazzo. Ti piace vincere facile, Perazzo. Iscrivetevi, buhaioli. Punto esclamativo VGCU. Che cazzo è la VGCU? È un pacchetto di corsi di coaching online che non costa una sega. Già iscritto. Bravo, felice. Raga, io entro. Entro dinanzi a Whiteguard. Non mi sembra una grande idea, ma lo farò lo stesso. Tenta la eruption. Attenzione! Sì, sì, Moonboye. Certo, fai punto esclamativo VGCU e guarda. È una figata allucinante. Sono classi. Ci sono dei professori. Materie. Grazie. No, non mai killato, cazzo. Bravo Jetix. Ragazzi, ogni evento dove vedete scritto Perazza, va bene, è una garanzia, quindi fatelo. Misso 8 wave. No, non è vero, è entrata. E ora? E ora come la mettiamo? Ciao Asja. Lui qui è palese e protegge, però è talmente low di attacco speciale che io posso targettare, che tanto anche Torkoal me la regge. Non è stata una grande idea diventare Ghost. Stavo dicendo, non mi ricordo cosa stavo dicendo, che ogni cosa che voi vedete sigla... Bravo Torkoal, questo è veramente un bellissimo miss, Torkoal. Hai appena missato un'onda calda sotto sole, single target, che lo portava in range di Shadow Ball. Bravo Torkoal. Abbiamo perso. Perché non ha preso niente da Shadow Ball? Ma è super efficace.
come fa a prendere 27? Mi sono perso qualcosa? Ah! Purifying sale, è vero. Ah, sono un coglione. Sono un coglione. Completamente dimenticato. Completamente dimenticato. Merito di perdere. Vedi, caro amico, che diceva che se il mio avversario precedente si aveva vinto, aveva ragione. Ti ho appena dimostrato, in realtà, quando faccio gazzada, sono il primo che... Sì, cilicia. Ciao, Giaffarrone, amico mio, come stai? Quando è che ci diamo... Che ci diamo un po'... Sì, pallo l'ho anche giocato, ma raga, dovete capire che non è che le cose non le so, che semplicemente giocando, facendo live, quando vi dico che ai tornei fortunatamente la concentrazione è un'altra, siamo a posto. Ciao, The Big Juke, grazie al quarto! C'è Flamigo, ragazzi, che vi devo dire? C'è Flamigo. Sono entrato in Master Ball in Extremis, boh, proprio oggi. Buonasera, buonasera Nyarel, buonasera a tutti ragazzi, benvenuti, gli amici di Giaffarro sono amici miei. Come state? Allora, non ci credo, abbiamo le Autumn Timblish. Mi devo fare U-turn, che palle. Molto bene, Hectoren. Ciao, Beo. Come girano sti Paradox? È il primo team di team building vero, serio, che abbiamo fatto, quindi... Grazie, Designio, sei un tesoro. Qui ci ha fatto ci ha fatto gazzada e noi ora lo puniamo male, che capitalizziamo. Wait, my Dizzy not only is a great guy but also blocks priorities. Hai capito, Dizzy? Ti faccio pubblicità su Showdown. Siuski? Non apprezzo. Allora, lui ha il Balloon Armor Rouge Poison. Ma perché Poison? Ma che problemi ci avete? Vabbè, scoppiamo. Siuski? Siuski? Sto consumando il dito, ragazzi. Alboliva. Vabbè. Next. Qui ha sbagliato diverse cose. Boh. Morto di orb. Facciamogli GG, poverino. Allora.
Oh, finalmente un donzolo. Finalmente un dondonzolo. Oh, Armor Tail, ma non ho la coda. Bravo, Dizzy! Care ragazze, il nostro Dizzy è veramente un buon partito. Se siete interessate, contattatemi in privato. Saprò come, come dire, indirizzarvi. Beh, ragazzo, alto, longilineo, fra 4-0 ai tornei. Poi fa 4-4, 5-4, quel che è. Però, comunque, insomma, 4-0 ce l'ha. E non è l'unico attributo che ha il nostro Dizzy, eh. Quindi, signori, 3-3-4, 75-58, 9-2-6. No, non è vero. Io spero che peraltro questo numero non esista, no? Sciuccheremo. Stavo giocando, ci dissociamo, ovviamente. 6-3, ricordo. Vabbè, Dizzy. Oh, stai di molto armo, te. Trick Room, Siuski. Ma un blasto. Bella pignatola. Cioè, mi state dicendo che lui è Scarf Dragapult? Ah no, io non ho il protocollo. Mi state dicendo che però lui... Vabbè, lasciamo perdere, se no sembra il lamentone, via. Siamo zitti. Bravo, bravo, giocato bene, fatto la giocata giusta, bravo. Killami, dai. Hai ragione te. Sai che esiste. Ora chissà le chiamate alle poppe che riceverà senza sapere perché. Potevo dare tipo un numero di Sercio, sarebbe stato meraviglioso. Sercio che si sarebbe finto Dizzy. Ce l'avrei visto. Sì, la doppia Protect. Mamma, guarda come sculo. Ma non ce n'è bisogno, mamma. Bel team abbiamo fatto. Mi garbo. Mi piace. Col giraffino. Ora siamo a livello... Gabriel. Occhio che Rotom levita. Grazie, Katox. Grazie davvero. Thank you so much. Io che mi guardo le liste da solo. Allora, Mimikyu, Mental Herb, Sunny Day, Willow Wisp, senza Trick Room. Roba strana, roba brutta. Among Us con l'elmetto. Fluttermane, Sash, Terra Blast, Fire. Great Task, Assault Vest, Fightning. Liron Bundle. Ice. Erotom elettrico. Lui sa che io so.
Allora, lui milita di Mimikyu sicuro. Secondo me. Potrebbe fare tipo sneak più attacco. Ah giusto, non può fare sneak. Ciao Chuggle. Certo che no. Non è mai stato streamato e non è possibile farlo, amico mio. Sto ragionando. Crit. Oh, che palle però, eh. Comunque grazie all'Asimo. Cioè, che palle sti crit, avete rotto? Bravo, Dizzy. Bravo il nostro Dizzy. Bravo anche il nostro Pardo che non legge le liste. Però vi dico la verità, l'avrei fatto lo stesso. Anche perché adesso guardate che bella eruzione cosmico che ho. Notate come, avendo preso Icy Wind con il meno 1 in speed, il nostro protosintesi è aumentato attacco speciale. E allora io vi dico la verità, sto qui a smazzarmi. Potrei svegliare. Bravo Manitu! Vai su Pumplink, usa il codice sconto Pardini e mettiti quante più calze puoi. Maiala, amico mio. Devo fare questo perché lui tenta una doppia. Probabilmente se gli entra. Vabbè, se non la tenta faccio doppia. Non è male come team, amici.
Non è male per niente. Lui com'è? Sembra Assault West. È Assault West. Quindi da Eruption Fake Out non prende poco. Forse è da rivalutare la slot di Dragon. Sì, ma perché non abbiamo ancora trovato. Comunque sì. Boia. Ciao Only. Ho seguito i tuoi consigli e mi sono gettato in torneo questo sabato. Giocando Iron Thorns mi sono divertito tantissimo, ho incontrato tanti grandi nomi, soprattutto italiani. Inoltre, contro le mie aspettative, ho fatto top 16. E niente che dire, ti ringrazio sempre di avermi passivamente incitato a buttarmi in questo magico mondo, ti si vuole bene. Grazie mille, Only Alfo, e grazie soprattutto per la testimonianza che io rigiro a tutti, ragazzi. Buttatevi, perché i prossimi protagonisti potreste essere serenamente voi. Chiaro, ci vorrà un po' di olio di gomito, un po' di fatica, non è che... Però... Cosmic Phobic. Ce l'accetta? Ce l'accetta, signor Phobic? Io qui provo Dragonite, per esempio. Non so se è una forzatura, però... Qui Dragonite non lo vedo male. Fammi provare la core veloce. Franci, ti puoi anche iscrivere. Poi però bisogna vedere se i capitani ti draftano. Però candidati, è gratis. Cioè non vedo il perché no. Ciao Mike, grazie il 34. Grazie mille ragazzi. Grazie, grazie, grazie. Poi stecca. No, no, Nitas, che il recupero DPS su Arimezza è fondamentale, amico mio. È fondamentale. Fa veramente la differenza. Lui mette Trick Room qui. Non mi disturba. Mi hai reso Arimezza comunque veloce. Ovviamente Ghost. Vergognatevi. Dovete vergognare.
Oh, abbiamo un 4 contro 1. Vediamo di non fare cazzate. No, no, ma infatti il Ghost ci sta. Non è quello, non è un giudizio di carattere qualitativo. È la situazione, capito? Io qui avevo scommesso su una Protect, per esempio. Che non arriva. Ricordiamoci di non fare Shadow Ball. Ciao Cacciabis, grazie al 17, carissimo. Grazie ragazzi. Sono d'accordo, Monui, fortissimo Gargacoso, però insomma diciamo che un Wild Charge a più 2 di aria e mezza è fortemente risolutivo in questa situazione. Facciamo l'ultimo match, poi ci salutiamo. Io vi lascio che ho la partita stasera e dopodiché ci vediamo domani alle 14 con un'altra, lasciatemi dire, mega live di Zelda e alle ore 18 con 3 ore di Battlespot. Lì sì, arriveremo fino alle 9 perché sarà il primo giorno e se tanto mi dà tanto ci giocheremo questo team qua. Mandaci il paste, sì, giusto, perché assolutamente Maurone stasera ha detto che passerà la notte insonne e si metterà a fare le uova una ad una. Sunflora, ragazzi, è un Sunflora locale, è come tale va rispettato. Facciamo attenzione. Tutti ora un guru di merda. Beh, lui ha capito che ha fatto fake out. No, no, no. Niente, posso. Ecco, questa mi sa decisamente di partita forse più interessante. Fa male Sergio, ma raga lasciate stare, sentite le voci di merda, lasciate stare, cioè state of mind, si chiamano i conoscenti fra loro, quindi boh, anche per i nuovi se forti non vedo possibilità di entrare, non è vero. E allo stesso tempo bisogna comunque avere l'umiltà di capire che non si può pretendere di essere piccati a una competizione che estrapola dal movimento più in salute del mondo e più forte mediamente del mondo solo 60 giocatori. È ovvio che è una manifestazione dove probabilmente l'80% dei giocatori saranno gli stessi dell'anno prima e ancora una volta gli stessi dell'anno precedente. Ma così come in Serie A quest'anno giocavano di calcio gli stessi giocatori che c'erano l'anno prima e quelli dell'anno prima e dell'anno prima e dell'anno prima. Un movimento ha delle gerarchie, è giusto. Io però so benissimo che ci saranno invece delle nuove entries. Ecco perché vi dico fate il Battle Dome, fate il Rise of Sinnoh, fate il Rise of Galar, fate il Rise of quello. Perché io già so, ho sentito che nelle retrovie
in realtà qualcosina di nuovo arriverà. No, Edkin, io non sono d'accordo. Non sono d'accordo a mettere una regola per draftare giocatori. No, non sono d'accordo, perché si abbasserebbe il livello della competizione e allo stesso tempo, come dice Puzzone, già ci sarebbe la impossibilità di poter definire un giocatore di tier bassa o di tier alta. Con tutto il rispetto, ragazzi, e noi non siamo certo chiusi a feedback, ci mancherebbe, però bisogna anche che vi affidate, tra virgolette, a chi insomma questo movimento lo conosce bene, e noi abbiamo ovviamente tutta l'intenzione che venga una super PTC, è nel nostro interesse, ma il livello, ragazzi, è alto, è altissimo. I capitani della nostra PTC sono gente come Carr, il Flamo del Pirio, Bonanomi, e potrei andare avanti, tutta gente che in carriera ha fatto o finale internazionale, Marco Fiero, abbiamo due campioni internazionali, cioè è chiaro che il livello è quello là. La PTC, come dice Perazza, è una reward, è ovvio. Cioè io non posso dire al Milan, per regola non mi puoi schierare nell'11 titolare solo giocatori che hanno vinto l'anno scorso. Milan dice, ma io devo schierare la formazione migliore, perché lo spettacolo viene dal miglior livello possibile. Poi, di fatto, il Milan applica questo concetto e fa giocare Tatarusano, ma questo è un altro discorso. Ciao Checco, io gioco guardia. Bonosi, no, il team non mi dispiace. Ma Edkin, è una cosa fisiologica che già accadrà. Vedrai. Quindi non c'è assolutamente bisogno di mettere una regola del genere. Inoltre, lo so che stride, ma noi con la PTC cerchiamo, perché poi magari non ci riusciamo, però l'intento è quello di darvi un prodotto competitivo genuino al 100%. Mi spiego meglio. Le squadre, i capitani, vogliono vincere. Noi non mettiamo tutta una serie di restrizioni e o cose che ad esempio sarebbero rewardabili con un abbonamento, va bene? Non ci vogliamo monetizzare sul format, perché crediamo che il miglior modo di dare spettacolo sia quello di far sì che il livello sia alto e che chi decide di partecipare non abbia troppi vincoli, ma che anzi al centro ci sia sempre e comunque lo svolgimento del torneo. Poi certo, chiaro, virgola e a capo, tenendo presente che viene streamato, che lo si fa per lo spettacolo, eccetera, eccetera, eccetera. Però, chiaramente, mettere troppi vincoli, mi devi prendere un giocatore che non ha partecipato, e quello, quell'altro. Io sono più per la meritocrazia. Cioè, io concettualmente non amo l'assistenzialismo, amo che in realtà ci siano persone che dicano: cazzo, voglio partecipare alla PTC. Quest'anno non ne sono in grado. Umilmente so che non sono un nome ancora appetibile. Faccio tutta la season, mi impegno, faccio magari altri tornei a squadre, faccio il Battle Dome, faccio altri tornei, emergo e poi vedrete che qualcuno mi chiamerà. Ecco, io preferisco che si ragioni così, piuttosto che si venga in una chat a dire ma pardo, ma noi de, chi vuoi ci pigli, è un torneo fra raccomandati. No, non è raccomandato, si chiamano gerarchie. La gavetta, va fatta la gavetta, bisogna farla la gavetta. Signori, io vi saluto, ciao Marx, sul nostro canale. Sarà sul nostro canale. Bene, 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 bene. Quindi ci sarà un antibattito? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Bacetti, ragazzi. VVB.
stato un gran team build. Ci vediamo domani alle 14. Si presenta una squadra, un ciccio pago, mettiamo una nuova squadra in questa PTC Premier League, si chiamerebbe PSG. Grazie Jatax, sarà live? Sì, sarà live, saranno tutte show live. Ovviamente le partite come la scorsa edizione saranno registrate, perché questo gioco meraviglioso non ha la spectator mode. Però sarà tutto uno show live, certo, non saranno... Raga, vi faccio... Andate sul canale YouTube e scrivete Pokémon Team Championship. Quindi... Cioè... Guardatevi le prossime edizioni. Ed onestamente, boh, ti dico la verità, è un po' anche bruttino, nonché fastidioso, per tutto quello che stiamo cercando di portarvi all'ennesima potenza, cercare di andare a trovare la critica nell'uovo, vedrò le squadre meritocratiche. Mi dispiace, però, nel senso, è il mercato che decide. Non possiamo imporre noi delle regole per far sì che non sia il mercato a decidere. Cioè, io non me la sento di andare da Flavio Del Pilio e dirgli: oh, devi prendere per forza un rookie mai preso, no, perché non è giusto. Lui deve fare la squadra che lui ritiene più forte possibile affinché lui possa avere le chance di poter vincere, punto. Quindi sì, ma io ti sto spiegando del perché e per come tale opinione, secondo me, al momento ha timing sbagliato e al retrogusto per noi un po' amaro in virtù di tutto quello che stiamo facendo. Ad ogni modo vedrete, poi magari sbaglierò, ci saranno sicuramente delle pick nuove interessanti, assolutamente. Bacetti ragazzi, sulle note di Luigi, no di Mario. Bacetti, ciao a tutti.